Dal Vangelo secondo Marco. Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. In queste poche parole di Gesù sembra di cogliere tutta la dolcezza e tutto l'affetto di un padre buono. Egli conosce la fatica, l'impegno, le difficoltà dei suoi amici. È certamente fiero di loro e allo stesso tempo vuole coccolarli un po', dare loro del tempo per stare in disparte, per ricaricarsi. Li porta addirittura nel deserto per riposarsi un po'. Il deserto è il luogo della solitudine, ma quella solitudine sana, necessaria per rientrare in se stessi, sia quando ci si trova in un momento particolarmente gioioso e favorevole, e sia quando ci si trova nel dolore e nella fatica. Un'altra interpretazione che possiamo dare di queste parole di Gesù è questa. Gesù in qualche modo vuole smorzare l'entusiasmo di questi discepoli, che gli raccontano tutto quello che hanno fatto e insegnato. Conosciamo bene il rischio legato ai facili entusiasmi. Sicuramente anche noi li abbiamo vissuti. Il rischio è quello di ricercare la popolarità e la gloria e perdere di vista l'essenziale, l'annuncio. L'antidoto a tutto questo c'è e ce lo dice Gesù. È la solitudine e la preghiera. In realtà l'intento di Gesù di allontanare i discepoli dalla folla non si realizzerà pienamente perché le persone li seguiranno. E ci dice il Vangelo, poco dopo, che Gesù ebbe compassione di questa folla perché erano come pecore senza pastore. La compassione è uno dei sentimenti e degli atteggiamenti più veri e più intensi che Gesù vive nei nostri confronti e che noi siamo chiamati a nostra volta a vivere nei confronti dei fratelli. Cum patire, sentire insieme, percepire ciò che vive l'altro e farlo proprio. E la pietà di Gesù diventa così insegnamento, perché solo la parola può radunare e riunire gli smarriti e i dispersi. Alla luce della parola di oggi, chiediamo quindi a Gesù di accoglierci nelle sue braccia quando siamo stanchi e affaticati e di essere capaci di trovare sempre, in ogni situazione, momenti di solitudine e di preghiera nei quali possiamo entrare in profonda relazione con Lui.